se i ruoli rimangono fissi all'interno dei gruppi nel trascorrere dell'anno, quindi è piacevole poi, diciamo, allora, questo volevo sapere una cosa specifica. Perché dovevi parlare con te stanotte. No, però ho stringato. Allora, in una classe abbiamo tenuto i gruppi fissi, ma i ruoli, ecco, una cosa che non ho detto è che è importante che ognuno provi diversi ruoli, quindi in realtà il gruppo era fisso ma i ruoli giravano, cioè chi non durava il lavoro di gruppo aveva fatto l'osservatore, magari la volta dopo faceva anche la mia. E importavo anche se i gruppi cambiano, è importante che si tenga conto del fatto che tutti dovrebbero provare a impersonare i vari ruoli. Volevo aggiungere una cosa, nel senso che appunto, come abbiamo ripetuto fino alla NAS, no, davvero questo era per rinforzare le abilità sociali. E quindi bisognerebbe sempre dare ai ragazzi l'idea che il prodotto del gruppo, comunque più o meno perfetto, deve sempre essere raggiunto attraverso la cooperazione di tutti. Quindi bisogna, cioè, è importante far sentire ciascuno comunque molto partecipe del risultato finale. La cosa dei gruppi non omogenei, secondo me, viene un po' meglio fuori quando appunto si conoscono già meglio i ragazzi, quella cosa del jigsaw che dicevamo prima. Nel senso, nel jigsaw è effettivamente previsto che il prodotto finale debba essere uguale per ogni gruppo principale, che si chiama, diciamo, caso madre. Poi all'interno di ogni gruppo ci sono dei sottogruppi che a un certo punto lavorano separatamente. Allora, in quel caso si può pensare, anzi tendenzialmente si fa, di creare dei gruppi omogenei, nel senso che il gruppo, magari, diciamo, dei ragazzi più deboli, ha un ruolo, cioè deve occuparsi di qualcosa di più semplice, che poi però deve riportare alla casa madre, che non può andare avanti senza comunque anche questo aspetto. Il lavoro di censura facciamo già. Il fatto che tutti lavorino, ammesso che appunto comunque non ci siamo ancora, diciamo che non è che siamo proprio arrivati a un punto d'arrivo definitivo, no? Però l'obiettivo è proprio questo, il concetto di interdipendenza positiva, cioè tu devi proprio fare in modo il più possibile che proprio dall'attività venga fuori, che ciascuno deve, come dire, partecipare, se no il gruppo non riesce. E come l'abbiamo fatto noi? Attraverso i ruoli, e questo è per questo che è fondamentale, cioè proprio diciamo che l'idea del ruolo è fondamentale nell'apprendimento cooperativo, cioè se devi assegnare un ruolo, in questo modo uno è, come dire, è più difficile che scambi. E poi ad esempio anche attraverso la valutazione, cioè noi la scheda di osservazione degli insegnanti l'abbiamo sempre presentata loro, condivisa, e gli abbiamo proprio detto che questo, che la qualità della loro cooperazione pesava nella valutazione. Quindi, ripeto, non siamo arrivati in un traguardo, però, come dire, ci sono proprio delle strategie per evitare quello che tu dici, no? Che effettivamente è il rischio maggiore, e anzi. Cercare di capire meglio quali attività della propria disciplina possono essere proposte in questo modo, cioè come capire e come ragionare su in che modo definire quale attività fare in questo modo. Io ho avuto un po' di difficoltà in questo senso, nel senso che non sono riuscita bene, ho provato a fare una parte del lavoro di scienze insieme a Valentina, però insomma io poi avevo problemi grossi con la consegna. La consegna è un punto, come dire, debole, di caduta, perlomeno per me, spessissimo. Anche perché faccio un po' fatica a immaginarmi delle attività che faccio per sviluppare le competenze sociali separate in qualche modo, o vederle distinte, cioè io non riesco bene a fare, sì, però vorrei capire questa relazione, cioè come fare per, rispetto alle proprie attività, riuscire a definire quali si possono fare in un modo, quali si possono fare in un altro modo, perché così mi sembra un aspetto interessante. Sui tempi, cioè come organizzavate il livello temporale, quanto durava, se c'era una media o se ti variavate a seconda del lavoro di gruppo, e la seconda sul discorso degli apprendimenti disciplinari. Voi siete stati sulle abilità sociali più che altro, mi sembra. Siete riusciti però ad osservare un minimo, davvero un'idea, anche se giusto gli apprendimenti disciplinari abbiano avuto, cioè, se avete avuto questa percezione, mi sembra che non vi siete concentrati su quello, ma secondo me avete avuto un'impressione anche sul discorso dell'apprendimento faccio un esempio concreto, così magari serve a chi sta lì, ad esempio, posso
un'attività didattica sul testo narrativo, ha un contenuto didattico multidisciplinare molto forte, perché il testo narrativo è la parte più grossa del programma di prima. Quindi si è lavorato su quello. Sì, sì. Poi è il modo in cui strutturi l'attività. Voi avete lavorato sui costi, certamente, ma siete riusciti anche a valutare se tipo i ragazzi in difficoltà hanno imparato di più secondo voi, eccetera? Sai, io immagino che abbiate lavorato sui costi. Sì, no, certo, abbiamo lavorato sui nostri e secondo me, rispondendo anche a Sara, io penso che qualsiasi attività, cioè qualsiasi contenuto in realtà può essere passato attraverso questa modalità, però devi lavorarci moltissimo prima, devi avere assolutamente chiaro che cosa vuoi e il punto a cui vuoi arrivare con i ragazzi. No, per quello che riguarda l'apprendimento delle discipline, io per esempio quasi tutte le cose che hanno fatto i ragazzi prima cooperativamente, poi in qualche modo le vanno date sotto forma di verifica, diciamo, no? Cioè di verifica visuale. E effettivamente ho notato che in particolare spesso proprio i più deboli recepivano di più, perché c'è una cosa che è venuta fuori anche nelle strategie che utilizzano i ragazzi, cioè si spiegano molto tra di loro, si mettono molto in gioco per cercare qualsiasi modo di far arrivare il ragazzo che non ha capito a capire. Quindi no, io l'ho controllato. Non ci sia ancora una cosa su quello che diceva Sara, perché c'era quando lei ha fatto il lavoro sulle scienze e lo avevamo fatto sempre il lavoro di Borsese in prima D e anche lì non aveva funzionato, perché quello era un lavoro già altamente strutturato e far coincidere le due modalità è complicato, perché lì prevede una parte individuale, una parte a gruppi alternati con ritmi molto molto brevi, e questi ritmi brevi con la lentezza del lavoro cooperativo non si adatta. Posso aggiungere una cosa? Fate e i gruppi non funzionano, soprattutto ovviamente i gruppi dei deboli, se in particolare i gruppi vengono formati in questo modo. Volevo sapere, in questo caso, l'insegnante che ruolo ha? Perché io personalmente trovo che bisogna lavorare con loro per riuscire a, per riuscire a. Però qua mi sembra invece che l'insegnante abbia veramente un ruolo molto esterno di osservatore. Neanche a loro dell'osservatore, perché è la stessa sfida che loro hanno avuto dell'osservatore esterno, perché comunque, ovviamente all'interno del gruppo c'è l'osservatore che ha il modo di osservare e anche di lavorare. E poi comunque tu sei osservatore esterno, cioè tutti quelli che questa mattina erano osservatori esterni che non partecipavano effettivamente al lavoro, il docente è osservatore esterno. È chiaro che comunque è sempre un ruolo di riferimento, perché non tanto per delimitare le querelle, nel senso, perché comunque poi se tutto va bene al secondo e al terzo lavoro loro riescono già a controllare le loro dinamiche. È bellissimo, cioè nel senso che abbiamo avuto gente che pur di bloccare una rissa, un osservatore si è alzato a un lato, si è fatto dare la penalità pur di, quindi in questo modo bloccare la rissa, capito? Cioè piuttosto non riesco a moderare, mi faccio dare un punto penalità in modo che questo è l'unico modo che riescano a capire di smettere. È incredibile questa strategia, cioè ok, però l'insegnante sì, però secondo me deve essere attivo e anche da dove ci sono dei problemi assolutamente intervenire, non so, però se il lavoro si blocca chiaramente, certo. Non si arriva, però non essere troppo, secondo me devi andare al lavoro di gruppo dal punto di vista, non so, della preparazione dei contenuti in modo da avere un ruolo meno importante così, cioè io non lo so, io ho vissuto questa cosa. Volevo essere osservatore, essere una persona, loro sapevano, loro dovevano percepire me quanto più possibile come una persona che non ci fosse, cioè lo sapevano che io dovevo portare la mia scheda. Poi è chiaro, se non ti ricordavi una cosa, se avevi bisogno di capire qualcosa, ovviamente c'era. Però dal punto di vista del contenuto cercavo di arrivare all'attività e di strutturarla in modo tale da essere meno utile, meno, come dire, importante possibile. Un'altra cosa che volevo aggiungere è che quello sì, quando dico che il lavoro di gruppo soprattutto in questo modo è doneroso, è difficile,
la consegna deve essere più scrupolosa, più strutturata possibile. Dal momento in cui tu chiedi i gruppi, assegni i ruoli, mettete le isole, i tempi, tutto chiaro, proiettato, la lavagne, ci vorrebbero quattro proiettori, quattro lavagne, tutto quello l'hanno sempre tutto lì. Perché nel momento in cui tu strutturi tutto, proprio, come dire, un canovaccio perfetto, allora il lavoro parte. Nel momento in cui tu lasci qualcosa al caso, allora lì il tocco è dietro l'angolo. Io l'ho notato con i primi lavori che magari, cioè, facevi un po' così, in altri veramente ci ho messo 3 giorni per strutturarli, però a quel punto la cosa va in automatico. Allora, aggiungo una cosa rispetto al docente. Ha un ruolo attivo anche durante l'attività, nel senso che secondo me in questo caso ha un ruolo di gestione molto forte rispetto ai tempi, che era la domanda che, ci faceva Valentina, cioè la responsabilità rispetto ai tempi è enorme, nel senso che avete visto anche oggi, poi è difficile valutare quanto tempo serve per un'attività, però è fondamentale dare un'indicazione di tempo, perché altrimenti i gruppi si perdono in mille divagazioni. Poi è fondamentale secondo me che l'insegnante, comunque come dice la Paola, sia un po' esterno ma anche un po' partecipe, nel senso possa girare fra i banchi, perché siccome c'è appunto penalità per chi si alza, loro devono sapere che se alzano la mano, se ha bisogno di qualcosa, basta che alzano la mano e aspettano lì, e il docente con i suoi tempi si avvicina e sicuramente li aiuterà. Questo li rassicura e crea un clima in classe molto tranquillo. Perché se uno inizia, aiuto, no, prof, non ci capisco niente, invece ci deve essere questa fiducia. Il docente osserva, però se alzi la mano si avvicina. E poi, secondo me, il ruolo del docente è proprio di organizzazione, insomma, bisogna rassicurarli da questo punto di vista. Cioè, se sanno che se si arriva qui, il lavoro finisce, si fa una lezione frontale, questo deve essere dichiarato subito, prima, loro sicuramente, cioè, non, vi dico, non ci sono mai arrivati alla fine, sono arrivati al limite del pericolo un sacco di volte, ma non ci sono. Devi registrare i punti di penalità, devi davvero tenere il tempo. Se c'è un conflitto, come diceva Alice, sì, devi intervenire, ma lo devi lasciare anche un po' esplodere. Cioè, non è come nella lezione frontale in cui se uno fa casino lo blocco subito. Lasciali far casino, lascia che il moderatore intervenga, lascia che la dinamica vada un po' avanti. Poi se proprio degenera, ti avvicini e intervieni. Però secondo me l'obiettivo è che loro trovino delle situazioni creative ai conflitti, alle difficoltà. Bisogna avere anche una pazienza enorme e lasciare che la cosa un pochino vada. E lo fanno, vedi, e lo fanno. Perché poi intervengono. Perché nell'urgenza, come dicevano le colleghe, sono attivi. L'altra cosa, è fondamentale poi alla fine Sara trovare un momento per la discussione finale o delle riflessioni, perché questo li rafforza. E lì è il momento in cui si riprendono i conflitti, cioè piuttosto che fare il pistolotto classico al momento, non lo deve. Nella discussione finale si possono fare esempi, vi ricordate quando è successo questo? Ecco, come mai? E a freddo, devo dire, a parte che secondo me è molto educativo dal punto di vista della gestione dei conflitti, delle relazioni, delle ansie anche personali, cioè dire, esplode il conflitto, ci mandiamo a quel paese, ci sono stati dei bambini che ovviamente sono urlati uno all'altro, io mi ricordo adesso che faccio. Ho aspettato, ne ho riparlato una settimana dopo a freddo e devo dire che queste le hanno riflettuto, hanno letto la situazione con cura notevole, anche a me è servito, perché anziché esplodere, cioè cambia proprio il ruolo del docente, secondo me, bisogna essere, come diceva Paola, un po' più distaccati, più osservatori, più pazienti. E anche il tono di voce, il volume di voce, ecco, questa è una cosa importante, non bisogna mai urlare, perché nel momento in cui il docente urla, trasgredisce una regola che lui stesso ha dato, e se noi trasgrediamo alle regole che abbiamo dato, crolla tutta l'impalcatura. Quindi anche noi dobbiamo controllare molto i ritmi, il nostro magari nervoso, perché magari c'è solamente il nervosismo, e il volume di voce, assolutamente non bisogna urlare, dare colpo, dare scene di agitazione, bisogna stare molto calmi. Allora io intanto vi ringrazio molto, perché mi sembra di essere tornata 40 anni fa quando io frequentavo la Don Milani, perché facevamo proprio queste cose, cioè, e infatti io mi chiedo quanto
è importante l'assetto, visto che mi occupo di spazi, della classe, perché secondo me è un tempo di preparazione proprio dell'assetto classe che si perde. Allora, ripensare un attimo l'assetto delle classi, cioè questa è proprio una domanda, se lavoriamo, perché secondo me è proprio, cioè è un lavoro veramente che insegna a prescindere dai contenuti e ti aiuta poi nella vita anche ad affrontare, cioè mi ha aiutato tantissimo, sono una collega che anche lei faceva la dominante, ha fatto la dominante, ti assicuro, sì. Questo sì, si lavora molto, quando l'esperienza di questo. Ma in tutte le discipline, a prescindere dai contenuti, io mi ricordo matematica ci davano gli esercizi, poi venivano un attimo spiegati, però poi a gruppi lavoravamo e dovevamo far sì che tutto il gruppo riuscisse a fare l'esercizio anche autonomamente, quindi aiutavamo il compagno che era in difficoltà e magari era il fatto della lentezza, perché magari si perdeva anche parecchio tempo, però alla fine veramente era un risultato grande, c'era anche poi a livello di classe un'unione molto forte. Aspetto pratico, ci siamo dimenticati, questo è fondamentale, un po' per la normativa sulla sicurezza, è un po' perché fisicamente ci si deve spostare nello spazio, quindi il primo lavoro di gruppo sarebbe un po' propedeutico a questo, cioè bisogna proporre un lavoro semplice come è stato oggi, non un lavoro lungo, in modo da dedicare più tempo a questi aspetti. Rispetto allo spazio, l'ideale è chiedere ai ragazzi di spostare la maggior parte dei banchi lungo il perimetro, sotto quei banchi mettere le cartelle e fare delle isole, se siamo in quattro in gruppo, non isole da quattro banchi, ma isole da due banchi, perché le teste devono stare vicine in modo che non ci sia caos. E sul banco ci devono essere solo i materiali di lavoro. Sembrano delle scienze, però sono indicazioni fondamentali, un po' perché il docente deve potersi muovere, un po' se succede veramente una zuffa o un pasticcio, delle condizioni ambientali ti devono permettere come docente di intervenire, perché se la giusta via non prende il collo ti devi avvicinare. E questo è fondamentale, farlo subito, al primo lavoro, e assicurarsi che venga fatto ogni volta. Cioè il primo lavoro è sistemiamo l'aula e finire l'attività sempre 10 minuti prima, perché l'aula deve tornare esattamente come la prima per l'operazione successiva. Sono aggiungendo anche questa cosa, che secondo i vecchi Johnson bisognerebbe, cioè l'obiettivo è arrivare a un 80% del tempo scuola impiegato nell'apprendimento operativo, cioè secondo loro, come dire, il tempo scuola dovrebbe essere occupato per il 20% dall'insegnante e per l'80% dei ragazzi. Se mai si arrivasse a questa utopia, in effetti si potrebbe già lasciare le isole per sé. Sì, è vero che questo racconto che ci avete fatto mi riporta, ma qualcuno di voi non era neanche nato, alle scuole di Emilia Romagna negli anni 70. Questo era proprio, questa era la base. E una domanda molto semplice, la presenza dei ruoli è quello che fa la differenza tra banalmente lavoro di gruppo e lavoro cooperativo, perché il lavoro di gruppo succede spesso, succede anche in palestra, si dividono i gruppi, hanno un compito, lavoriamo su saldare, abbiamo 10 oggetti, ciascun gruppo ha 10 oggetti, devono ideare una sequenza di esercizio percorsi in modo che ciascun membro del gruppo sia in grado di fare quella sequenza di esercizi e questi esercizi siano tali da poter essere riproposti a ciascun membro degli altri gruppi. Però dentro a questo lavoro non ci sono i ruoli. Tu sei. Questo fa la differenza? Oppure... Noi spesso abbiamo usato la metafora della squadra, ma ricordo che una delle cose che c'era, dei materiali che ci aveva dato Laura, c'era spessissimo la metafora della squadra del calcio. Ma comunque qualsiasi sport di squadra, tu proprio mi sei che è un calcio buono, no? Se non ricordo, ma nel senso che è il calcio? No, nel senso che cioè, ti piace il portiere, perlomeno. No, però diciamo, cioè, per quanto al volo, un po' di più per appuntare, c'era che ricordo quel poco che ho fatto, c'era chi era specifico, cioè l'alzatore, il calzatore, e chiaro che poi tutti fanno tutto,
nel momento in cui ricordo gente che fa in porta, ma ci sono anche i portieri che poi finiscono per fare il gol. Però voglio dire, all'interno di una squadra ci sono i ruoli, ok? E questa cosa poi si riporta nel lavoro di gruppo, nel senso che nel momento in cui tu dai il ruolo, sembra, cioè, è chiaro che non è la pancia di tutti i mali, però nel momento in cui loro si sentono, e qui ritorniamo al discorso dei gruppi eterogenei, già il fatto che tu hai questa etichetta, comunque ti senti. Tipo è che te la puoi anche fare addosso, però cioè comunque ti senti un vestito di un'importanza, meno male lo devi fare. Quindi anche, non so, immagino nel vostro ambito, nel gioco, di qualsiasi cosa, di fare il percorso, eccetera, eccetera. Per esempio, più sfigato che fa il sostenitore, magari più patatone, quello che è tetragono, 80x80x80, che non si muove neanche un genere di turno dal punto di vista fisico, no? Cioè, però se tu mi dici ci fai il sostenitore, quindi questo si sgola, si fa partire un tronco per, come dire, sostenere la sua squadra, è fondamentale. E in un certo senso, quando tu hai detto adesso, iniziando il tuo intervento, mi ricordo le tasche di Germania nel 70, io sono entrata a scuola nel 78, non ero nella rossa in Germania, nella giornata Genova, e allora stavo pensando a queste cose. Cioè io ero in una scuola elementare, c'erano isole, e dove quando si faceva ginnastica, perché non era né motoria né educazione fisica, c'era quello un pochino più che magari non si muoveva, ma che la maestra ci teneva tanto che, come dire, sostenesse la squadra. Non so quanta coscienza ci fosse negli insegnanti di allora di queste cose, ma se ci pensi a distanza di 35 anni, qualcosa c'è. La mia domanda era leggermente diversa, era la differenza dell'importanza e della profondità del lavoro tra lavoro cooperativo e lavoro di gruppo, come lo organizziamo noi in questa scuola, non lavoro di gruppo, è nei ruoli, cioè è fondamentale che ci siano i ruoli, perché se io faccio un lavoro di gruppo dove non do i ruoli, questo lavoro ha meno, non so se ha meno profondità. È una domanda che mi sto facendo, perché oppure se il fatto, ma l'altra domanda era, scusate, era la trasposizione nelle altre situazioni di apprendimento del lavoro cooperativo, perché tu hai detto qua che nel campetto si danno le botte e il lavoro cooperativo va a farsi benedire. È una domanda che mi faccio sempre, perché giù in palestra facciamo sport e sport, e l'importanza di riconoscere l'altro, salutarsi dopo aver giocato, perché solo riconoscendo il ruolo del tuo, della persona con la quale stai giocando, riconosci il fatto che senza quella persona tu non potevi giocare, giocavi da solo contro il muro. E poi queste tante cose fuori non le portano, forse perché io ho dato meno importanza ai ruoli. Una domanda che mi faccio, mi avete sollecitato voi con questo lavoro. No, per quanto riguarda l'importanza dei ruoli, secondo me è importante giusto in un processo metacognitivo, nel senso che avere i ruoli, da come ha detto Paola, cioè, ciascuno un'importanza, un senso di quello che deve fare, però penso che la progressione sia fatta di costruire la mobilità sociale, per cui tutti si rendano conto che poi lavoro di gruppo, tu in fondo devi svolgere un pochino tutti i ruoli, capisci? E secondo me è stato molto importante perché loro hanno riconosciuto degli altri, cioè noi esercitiamo sempre la metacognizione, però è difficile per un dicembre magari riconoscerlo su se stessi, anche se qualcuno ha detto mi sono scoperta anch'io, però è il fatto che vederlo in un altro, vedere certi processi in un altro, secondo me ti aiuta poi a rifletterti su te stesso. Quindi cioè, l'idea è che appunto tutti noi poi ci rendiamo conto che ci sono occasioni in cui devo essere segretario, in cui devo essere moderatore, supervisore, sostenitore, quindi capito? Secondo me l'importanza del ruolo fondamentale è quella. Noi abbiamo fatto una domanda specifica su questo nel questionario finale e citiamo qua una delle risposte, tanti hanno dato questa risposta. A volte abbiamo chiesto a loro se parlavano già in elementari avessero fatto lavoro in gruppo e come fossero organizzati. Ne abbiamo ricordata una, ma ce ne sono tante così, a volte alle elementari si svolgevano lavori di gruppo, ma non c'erano ruoli, questo creava confusione ed esclusione di alcuni componenti. Questa è una risposta che hanno dato loro e ce ne sono tante così. Invece lei non è secondo me la panacea di tutto, perché appunto abbiamo bilancio, diciamo che poi in realtà non è proprio così compiuta l'inclusione di tutti. Però secondo me la teoria lo sostiene,
insegnare quelli che vuoi, sono anche compiti che vuoi, punti di apprendimento, cioè devi cercare sul dizionario le parole che uno non sa, ad esempio. Ognuno sceglie i ruoli, noi abbiamo puntato proprio su quelli di gestione, perché un po' permettono ai ragazzi, secondo me, di far pro, di assumere dei compiti che generalmente svolge il docente. Cioè, l'autocontrollo spesso è delegato al docente che deve cacciare il burro e io devo piantarmi di fare caos. Invece, se all'interno del gruppo io sono il moderatore e ho un istinto maledetto a fare caos, ma io sono il moderatore, non posso aspettare che il docente cacci il burro, sono io che devo controllarmi, autocontrollarmi e controllare il gruppo. Quindi, secondo me, attutisce quel meccanismo, secondo me perverso, di delega al docente dell'autocontrollo, della gestione del, anche del corpo, perché anche il fatto che io so che prendo un punto penalità se mi alzo, caspita, io resisto, piuttosto alzo la mano e non ce la faccio più, faccio fare un giro, però crea un meccanismo che secondo me favorisce l'autocontrollo e l'autonomia e smorza un po' quella delega che rende il docente poi responsabile di tutto e che forse poi porta anche a cacciare l'uomo al caos ingestibile, secondo me. Cioè non ci sono mai situazioni ingestibili se ci sono i ruoli e i compiti assegnati, ma come in una partita, cioè o scoppia il caos nel rapporto dei ruoli, però su quella cosa che diceva Laura della delegabilità, giusto, sempre della classe più difficile, e l'autocontrollo potrebbe essere tu, cioè non devi fare caos se non ti do una nota, però funziona molto di più l'idea del se no faccio prendere una penalità al gruppo. Questo veramente l'abbiamo constatato, vero, è che nell'attività di motoria questo è, c'è sempre, perché se io mi comporto male, se io faccio lo scemo, mi preso la palla, la mia squadra mi dà dei cerfoni perché dice ma cosa stai facendo? Sì, però è proprio il mondo dell'attività. Dichiararlo è più importante. Però nel caso che lui è la ruola di quello che è sempre stato istruttivo, il ruolo del sostenitore, forse potrebbe far funzionare meglio le dinamiche. A chi fa più caos il moderatore, guarda che sì. Daniela l'ha già detto, noi ci stiamo lavorando da 3 anni su con questa modalità per il laboratorio tecnico-scientifico delle terze, quindi credo che possiamo avere anche un po' i numeri per spiegare, raccontare quali sono secondo noi i limiti o comunque le criticità oppure i meriti di un lavoro del genere, quindi magari se ne può tenere anche conto di questo. La seconda cosa invece riguardo le modalità di composizione del gruppo, se eterogeneo o omogeneo, io credo che quello che avete spiegato stamattina libera il campo, perlomeno a me, da una deriva di tipo tra virgolette ideologico, per cui il gruppo deve essere eterogeneo per forza, perché nel gruppo eterogeneo quello deve aiutare l'altro, eccetera. La deriva ideologica che sento mia è che tante volte, pensando in questo modo, alla fine non sono riuscita, perché poi lavora solo uno, l'altro, eccetera, eccetera, come spiegavamo prima, ma perché? Perché il limite è stato, secondo me, quello di non dar spazio, invece a quello che avete spiegato voi, agli obiettivi, alle consegne, cioè tutta quella parte così, che deve stare di preparazione, che richiede sicuramente un tempo enorme, ma che poi garantisce anche un risultato di effettiva integrazione dei ragazzi. Quindi secondo me non è più il discorso eterogeneo e omogeneo, ma quello che vogliamo, quello che ci prefiggiamo, le consegne puntuali. Il discorso dell'improvvisazione io credo che purtroppo esiste, nel senso che dobbiamo fare una ragione, però va sempre meno cavalcata, anche perché sappiamo che poi i risultati non ne dà. E l'altra cosa che volevo dire è che rispetto alle discipline, io scienze potrebbe sembrare quella più, come dire, naturalmente, diciamo, aderente a questo progetto di lavoro cooperativo, ma in realtà io penso proprio alla matematica, perché poi già alla fine della prima abbiamo un terzo della classe lassù in cima, un terzo della classe laggiù in fondo, quindi io credo che invece su matematica bisogna veramente lavorare con questo approccio a partire dalla matematica, quindi penso che sia importante. Quindi,
faccio delle domande che probabilmente neanche posso. La prima era come dosare situazioni di apprendimento cooperativo a situazioni di apprendimento individuale. E intendo come dosare per riuscire a far arrivare un tipo di metodo che sia compreso dagli alunni e non sempre ogni volta qualcosa di nuovo, ma anche come non imporre sempre la stessa modalità di apprendimento. E la seconda, la seconda era sul feedback e la restituzione da parte dei docenti o da parte di una persona interna al gruppo, alla classe, come avviene una fase di restituzione finale del lavoro che è stato fatto, se viene fatta, magari avete risposto, scusa. Sì. E la terza, diciamo quella che mi preoccupa un po' di più, è il oh mio Dio che hanno scritto gli studenti ma riferito ai docenti. Insieme e il sospetto è che ci sia un quando mi trovo nel consiglio di classe, oh mio Dio. Esatto. No. Ti spingi, allora ragazzi, quello che ti spinge a delle strategie nuove. No? Oh mio Dio, quello ma no. Quello l'ho capito, te l'hanno detto gli quello, alunni. E quello lì, cioè, tu non devi trovare. Esatto, cioè, da un lato dici madonna. E però ti spinge a condividere ora con il gruppo, infatti non sopporto, questo è tipo mio Dio. Le strategie e ti porta a conoscere le persone, a fare sacrifici per portare a termine il lavoro. Nel senso che comunque, cioè, devi finire, nel senso che lo sai come avere. Lei chiedeva tra noi adulti. Io credo tra noi adulti. No, perché ci sono i consigli di classe li hai fatti del film, quindi voglio dire. Spaventa un po' tutto questo. È interessante, però è giusto che spaventi. Spaventi, però, cioè nel senso che. Cioè, avessi dall'altra parte la barca di dire, oh mio Dio, sono stata la mobile che so, cosa facile. Infatti ieri ci siamo detti nel chiederci come mai non sempre, non tutti, siamo riusciti a coinvolgerli, ci sono specificità di materie, ci sono specificità di linguaggio, ci devono essere delle precondizioni. E l'interesse comune è una di queste. Se non c'è, fare grosse forzature tra gli adulti e non più cose. Quindi ci deve essere almeno una base comune dettata da un interesse condiviso, altrimenti si resta sul mio Dio e non si fa. No, invece per quello che riguardava la discussione finale, sì, Alice aveva giusto detto che alla fine di ogni attività di questo tipo sì, gli osservatori terzi, diciamo i ragazzi, espongono la loro osservazione e da quello poi parte un dibattito in cui l'insegnante fa la, diciamo, moderatore. Se si vede quella, sì, no, è fuori. E poi invece alla fine dell'anno si utilizza questo questionario proprio generale in cui devono riflettere su tutte le esperienze di gruppo e fare un bilancio, che serve poi, è servito tantissimo a noi docenti, perché noi come abbiamo. Seguito in una classe sulle varie discipline. Abbiamo sempre mirato molto sul fatto che questo fosse un metodo trasversale, quindi ogni volta riprendevamo un po' di cento base, quindi loro l'attività, abbiamo sempre condiviso con loro tutto, nel senso che la scheda nostra non l'abbiamo collocata all'inizio, cioè non c'è un altro interrogaggio, no? Però gliel'abbiamo fatta vedere, gli abbiamo detto questa è la scheda con cui noi osserviamo l'andamento e che ci servirà per l'attività alla qualità della relazione. Esplicitato un altro pensiero, scusa, rispetto alla situazione di vita, che anche Sara, se non può servire, io ho provato a fare sia attività che durano due incontri, sia attività più lunghe, e devo dire che un'attività, un'unità didattica più lunga, più strutturata, secondo me funziona meglio, cioè il gruppo arriva, che so, sul testo narrativo, hai tanti esercizi, ogni volta ne fai uno in gruppo, il gruppo veramente aumenta il suo rendimento. Mentre il fatto che siano episodi estemporanei perdi tantissimo tempo negli aspetti di gestionali organizzativi e forse dedichi poi poco tempo all'attività e forse non arrivano a un rendimento molto alto. Sì, perché la restituzione finale poi è meno significativa. Esatto. Più breve. Grazie. Andrea? Io vorrei fare una curiosità di questa cosa, cioè quando voi dite diamo
togliamo un punto alla squadra, al gruppo, cioè poi quindi si traduce con una valutazione sul lavoro immediata o poi diventa un po' come funziona? Le squadre sono scritte alla lavagna, quindi loro si devono immedesimare, devono sapere i punti penalità e i nomi delle squadre, poi ognuno usa la sua tecnica, tu non dici una parola. Gruppo tizio fa un caos pazzesco, aspetta, scrivi meno uno, poi loro sanno, in modo che loro al momento si calmano senza che puoi. Poi quel meno uno, quando valuti il prodotto del gruppo, dici guardate, voi avreste preso 9, però avevate una penalità, quindi diventa 8. Questo è un esempio, sì, è tutto il gruppo. Poi sulla valutazione siamo ancora aperti, come diceva, invece abbiamo usato metodi diversi, però queste cose devono essere spinte, cioè loro lo devono vedere, senza che tu dica niente. Nelle 10 domande della scheda dell'insegnante ci sono queste due, nel senso che lui spiccia della lavagna e poi però lo consideri proprio anche nella valutazione della qualità della cooperazione, quella che abbiamo chiamata. Informazioni di risultato. Prima sapere se è emerse delle contestazioni nella fase della. Da parte dei ragazzi o sul modo di valutare o sul tipo di lavoro, cioè se viene fatto no, questa cosa secondo me non funziona, forse magari era troppo presto, non lo so, cioè se ci sono state delle questioni che a loro parevano giuste o valutate correttamente o non impostate correttamente, magari la divisione di qualche modo per capire no, la reazione. E poi invece un'altra osservazione così di massima che mi interessava capire da voi, ma in parte vi ho già risposto, sul ruolo del docente. Questo perché così tradizionalmente diciamo che la figura del docente raramente si mette a lato. Se per voi, in linea di massima, chiaramente, parlando in modo generale, questo potrebbe essere un limite, cioè se ciascuno di noi dovrebbe fare una sorta di autocritica per capire fino a che punto si sente portato per questo tipo di lavoro, anche cooperativo con altri docenti della classe, no? Spesso anche questo non è così scontato. Cioè che ci sia una condivisione sia sul metodo e anche nella modalità di lavoro, di condivisione della responsabilità, di condivisione della progettazione, cosa avete maturato, cioè se pensate che sia stata un'esperienza nata grazie al conforto e alle persone che si sono volute attivare in questo progetto, oppure pensate che sia come dire una responsabilità che il docente si deve prendere nel momento in cui lavora nella classe della comunità. La seconda detto fra noi, questa cosa l'abbiamo detto prima, è iniziata e con queste quattro prime, no? Con questo terreno allergico un attimino da inventarsi qualcosa. E al momento in cui avevo deciso di fare questa cosa, non nego il fatto che io avessi le mie perplessità su questa operazione, perché veramente la classe sulla carta si è presentata difficile, con delle come dire, individualità forti, e io comunque avevo delle forti, perché si sta anche come modo di lavorare, però voglio dire, dal momento che, dico sempre, nel momento in cui tu hai deciso di operare in una squadra di questo tipo, devi anche mettere in gioco, indipendentemente da quelle che sono le tue caratteristiche personali. Quindi con tutte le mie remore io mi sono buttata. Non nego di aver fatto fatica fisicamente proprio e di aver fatto fatica anche con il consiglio, perché non c'è stata concordia, nel senso che comunque ci sono delle persone anche degli interdipartimenti che con delle come dire, giustificazioni oltre modo oggettive hanno detto non è ancora il momento, perfetto. E ci sono anche stati dei docenti che comunque hanno ritenuto opportuno che fosse anche ancora il tempo, che non sono riusciti. Con questo, cioè, io vorrei anche tranquillizzare un pochino quelli che, non so, stanno pensando sì, no, oh mio Dio. Cioè, nel senso che comunque potrebbe anche essere fatto, cioè, può anche andare bene il fatto che non tutti per un determinato anno fanno.
gioco e hai voglia di lavorare, di tutelare, di confrontarti, cioè non ve l'abbiamo fatto vedere, però ci sono delle discussioni di 50 mail, 50, 56, ma hai fatto così, oddio, ho sbagliato, ho messo il moderatore, cioè, perché è roba pesante, però in effetti poi alla fine, ora per carità non è che sia la coordinatrice più felice del mondo, ma qualcosa è uscito, e ci penso bene in questo momento, non c'è mai, nel senso, c'è stato chi, ad esempio prima c'è stato un alunno che dice io non voglio fare, mi fa schifo, è una schifezza, eccetera, perché, come dire, ha delle difficoltà un po' sue. Un po' come oggi, scusate, così, anche oggi ci piace. E poi ci sono state, ad esempio, discussioni, perché ad esempio prima abbiamo usato gli stessi gruppi tutto l'anno, non è una modalità obbligata, obbligata, però, e ci sono state delle osservazioni grandiose su questo, nel senso che loro proprio hanno tirato fuori proprio loro il fatto che usare sempre gli stessi gruppi decisi dall'insegnante, quindi non liberi, tutto sommato ti induce a dover cercare maggiormente le strategie di risoluzione di conflitti, di accordo con i gruppi. Alcuni invece dicevano no, però se i gruppi sono liberi, chiaramente, come dire, se con quei amici lavori bene. Siamo stati molto chiari e abbiamo condiviso tutto, cioè loro sanno perfettamente che, loro sanno che questa cosa, questo percorso, aveva proprio anche una cosa bella come già loro infine, cioè ci abbiamo lavorato sopra. E quindi dall'inizio tutte le regole sono queste, il tempo, il setting è così. Ho deciso io, il ruolo mio da figlio, basta, su cui non si transige, così come se non si transige quando tu mi tempo intero, niente, c'è verifica. Cioè non è che lavoro di gruppo vuol dire autogestione, quindi cioè questo deve essere molto schiero. No, nel senso che loro magari lo percepiscono. No, nel senso ho deciso io questo, ho deciso io il ruolo, ho deciso io il punto. Certo, magari c'è quello che magari però no. Sì, ma io volevo fare una proposta organizzativa, visto che siamo molto contenti, però non è possibile, secondo me non è corretto tagliare dei passaggi, lasciare le cose che vengono chi arriva. Mi ha fatto molto piacere sapere da voi che i ragazzi hanno interiorizzato subito il ruolo. Volevo sapere in che modo voi siete riusciti a farglielo interiorizzare così velocemente. Abbastanza, direi, bene, non proprio immediatamente. Guardando il lavoro di gruppo, penso che sia uno degli elementi più complessi, no? da gestire. Ogni volta avevano la scheda che avevate voi nella cartelletta, ciascun gruppo ce l'aveva più o meno ogni volta, quindi ogni volta poteva rileggersi quali erano i compiti e spiegarsi gli amici. Più di un email, alcuni penso un adulto che guarda cosa deve fare, se è il ragazzo, ragione, allora spiegato poi voi meglio. Dunque intanto loro secondo me hanno interiorizzato tanto l'idea che un ruolo sia importante. Poi magari non tutti hanno saputo svolgere proprio al meglio il loro ruolo. Però questo, oltre a essere, come giustamente dici tu, vabbè, lo spiego, ma non è che basti, come dire, no? Però era proprio uno dei carni della discussione che si fa alla fine di ogni attività, cioè nel senso che su questo si ragiona, no? Allora, il moderatore cosa ha fatto nel concreto? Quali azioni ha portato avanti per, allora, non so, allora mi sono fatto degli appunti per avere il punto di parola, lo facciamo in tempo. Cioè si parlava proprio di quali strategie venivano utilizzate da ciascun membro del gruppo per portare avanti il proprio ruolo, quindi ogni volta ci si ragionava sopra. C'è stata una fase di riscaldamento prima di con alcuni giochi, proprio per esercitare le attività sociali e le attività di gestione del gruppo. E devo dire che forse quella fase è stata di strutturare a noi, di capire dove dovevamo intervenire di più e come spiegare meglio. Li metteremo poi quei giochi che si voglia fare o meno tutto questo percorso, sono giochi molto interessanti per delle prime che iniziano. Posso dire qualcosa? Poi mi sono preso fuori, scusate, una lezione iniziale invece con un lavoro piccolo in cui però si dedica la maggior parte del tempo a spiegare proprio i ruoli che sono proiettati, spiegare tutti gli strumenti, cioè tutta la struttura. Quindi volevo dire una cosa a proposito della domanda della Giovanna e contestualizzandola con l'esperienza che abbiamo avuto nella nostra prima.
Proprio perché era una prima un po' particolare, si è creata, secondo il mio punto di vista, non so se è così interessante, una dinamica strana, cioè mentre le aspettative del lavoro di collaborazione di gruppo poteva sembrare un aggiungimento altissimo, si è dimostrato al contrario un momento di lavoro migliore che nel momento individuale. Ma a mio giudizio, proprio perché questa classe un po' agitata ha individuato nel lavoro di cooperazione di gruppo come se fosse la partenza di un gioco e hanno preso questi ruoli come, soprattutto perché magari non so, giocano a calcio, hanno preso ruoli seriamente, mentre quando sono in classe pensano di essere ognuno per conto suo, non avendo un ruolo possono fare quello che vogliono. Banalmente sembra banale, no? Però la divisione con l'assegnazione dei ruoli si è determinato questa quasi importanza di dire bene, adesso posso giocare, posso essere io, e hanno lavorato discretamente. Questo è il mio punto di vista, però posso anche sbagliare. Si è creato una situazione poi anche di prodotto finito che è venuto, diciamo, rispetto alle aspettative, anche eccellente. Però il ruolo era molto importante per farsi sentire parte attiva, perché altrimenti si mescolano, diventano tutti uguali e tu non riesci più a capire per quanto belle posizioni chi è che fa qualcosa, perché sono tutti che non hanno un ruolo. Questa è la mia sensazione, però non so se possa esserti. Beh, velocissimo si tenta. L'anno scorso con le... Nello sperimentare per la prima volta in tutta la mia esistenza, ho fatto la squadra negli anni 70 come ho fatto lavoro di gruppo di famiglia, sinceramente, anzi sezione maschile e femminile separate, con orari diversi, città diversificate, tanto per socializzare meglio. All'inizio degli anni 70, non alla fine, forse è stato quello che mi frega. Però in quella situazione la maggior difficoltà che abbiamo, difficoltà anche iniziali ne sono state diverse. Ma forse la maggiore era lavorare proprio con la griglia di osservazione del docente, nel senso che poi se i gruppi sono di quattro, cioè una classe, ho sei gruppi, sei isole in classe e ho quella scheda di valutazione, quella scheda di osservazione, e devo farla su sei gruppi in due moduli, ci vuole Silvan per fare questa cosa. Noi lo facevamo con docenti che eravano in classe e che osservavano incrociando. Si andava a vedere le competenze dei ragazzi. Sì, si valutava le competenze, che era sicuramente un passo ulteriore, quindi un'osservazione più approfondita e complessa. Qui un'osservazione più sulla. Però fare questo tipo di scherzo, l'abbiamo sperimentato adesso stamattina, un po' riluttanti ma l'abbiamo fatto, però era l'osservatore esterno con il suo gruppetto e ce la facevi. Se ne avessi avuti sei. È stato un po' fraintesi, cioè alla Dominani spesso si fanno dei lavori super analitici, tabella, questa volta no, cioè questo serve per orientare l'osservazione. Cioè come dice Alice, se siamo in due in compresenza magari riusciamo, ci dividiamo tra i gruppi ciascuno e riusciamo a compilare un quadro più dettagliato. Se sono da sola in classe, io devo avere questo sott'occhio sulla carta, almeno le prime volte per capire cosa devo osservare dei gruppi per valutarli. Poi quando entri un po' nel lavoro, io non lo uso come questo, cioè poi quando sono stato costruito e capisco esattamente ciò che serve osservare. Quindi è un po' uno strumento per noi docenti per capire cosa dobbiamo valutare, cosa dobbiamo osservare, ma non in modo. Io uso il lavoro di gruppo per il lavoro di scrittura collaborativa, loro scrivono dei testi, ogni tanto scrivono dei testi e poi do questi gruppi assegno, ma in maniera non così strutturata, dei compiti, anche non li, forse non li ho mai chiamato, non ho mai usato la parola ruolo in classe. Sì, dico, non ho mai usato la parola ruolo, dico questo gruppo scrive un testo e ha dei compiti diversi. Adesso proverò con questo. No, volevo sapere quando lo usate, cioè come verifica di un'unità, quando e a che scopo? Cioè cosa fanno? Cioè lo fanno come verifica di un'unità didattica? Lo fanno come preparazione? Quello che io l'ho fatto all'interno di diverse unità didattiche. Ma quante volte? In tutto l'anno? Ma che dentro ho fatto? Sì, no, no, ma forse stai, ti faccio un esempio pratico. Sì, ma volevo capire con che frequenza
attività per dare le funzioni della chiave per così far capire la struttura. Il lavoro di gruppo in quel caso è venuto alla fine, cioè dopo aver dato un po' di strumenti individuali, loro dovevano usare le funzioni e la struttura della chiave per scriverla operativa. Sì, beh, sì, in italiano. Ripeto, noi abbiamo, è stato un esperimento questo, per cui non è che abbiamo una roba solo operativa. Sì, infatti, non di quanto la gente usata. Questa è una cosa legale, nel senso che io spero quella meno strutturata, nel senso di tu prima, con il fatto che ero molto reticente, cioè ero quella che mi sono presa sinceramente la libertà di dire quando capisco che c'è, diciamo, il terreno fertile, poi dopo, no? Ecco, io l'ho fatto un po' quando mi garbava, nel senso che fiaba, stiamo finendo la fiaba, prima della verifica lavoro medico. Occorre, ricordo, avevo dato a un gruppo le funzioni, okay? Cioè, mi ricordo il lavoro di estrazione, c'era il pacchettino delle varie, cioè, le varie funzioni, estraevo una funzione, le tutte le funzioni, e poi lavoravo in gruppo su questa cosa. Cioè, si sono costruiti la fiaba in gruppo, guardate con funzioni che si erano estratte a caso, ma non l'ho usato come verifica, l'ho usato come, cioè, un'esperienza. Sì, no, volevo solo capire come il resto. Ma quante volte ti dico, io in tutto l'anno ho fatto 4-5 lavori di gruppo. Così, cioè, uno decide in base alla situazione, in base agli argomenti che devi fare. Una cosa interessante sulla valutazione può essere, anche come stimolo a farli lavorare bene, che tu dai un voto al gruppo, non so, scrivi un testo in modo collaborativo, dai un voto al gruppo, cioè al testo di ciascun gruppo, poi gli fai una verifica individuale, una consegna analoga. Sì, questo lo facciamo già, preso hanno 10, hanno un voto di gruppo e poi hanno sulla stessa cosa un voto di dunque noi abbiamo una scheda di valutazione formativa che ha tre punti di riferimento, partecipazione, relazione e responsabilità. Spesso durante gli scrutini queste le varie voci che stanno sotto questi tre indicatori hanno delle risposte un po' a naso, si ripare, forse. Ecco, questo lavoro permette di avere degli elementi per rispondere in modo più accurato, più consapevole. Sicuramente l'abbiamo fatto ieri alla voce collabora del gruppo, perché c'erano l'ultima voce degli indicatori, sì, quella attuale che la partecipazione, la relazione, la cura dei materiali, l'ultima che lo il lavoro si prolunga. C'è qualcuno nel corridoio che vuole entrare, che possiamo ragionare sulla domanda che ci siamo posti inizialmente. La loro presentazione, le domande che hanno chiarito tutti gli aspetti dell'esperienza. Qual è la prospettiva? Possiamo pensare di adottarla anche se con le modalità vocali che vi avevano suggerito, per cui alcuni insegnanti, per la classe parallela, più o meno, come l'hanno proposto loro, tenendo conto del fatto che da loro deve venire, credo, necessariamente la disponibilità a seguire l'anno prossimo, a settembre, chi vorrà, se vorrà ripartire con questa esperienza. Ed è una risposta che dobbiamo prendere ora, una decisione che dobbiamo prendere ora, perché nei prossimi giorni, come sapete, ci sono dei percorsi già di riorganizzazione del lavoro, quindi questa risposta è importante. Andiamo per alzata di mano? Ok, allora perché purtroppo parlo. No, dicevo che adesso gli aspetti sono direi abbastanza chiari. Adesso si tratta di decidere, tenendo conto del fatto che servirà comunque un loro aiuto l'anno prossimo quando si parte, che poi ognuno è abbastanza libero di scegliere se è una persona quanto usare questa modalità, eccetera. Fatte salve queste premesse, decidiamo per alzata di mano se vogliamo che questa esperienza venga proposta anche l'anno prossimo nelle prime e poi quindi seguito l'anno successivo. Siamo d'accordo? Su sì, c'è dura. Che diventi una metodologia un po'. Nelle seconde che a me le seconde la grande ora è fissa veramente. Portiamo avanti. E nelle terze dove ci sarà il terreno e quindi lasciamo aperta anche la possibilità. Nelle terze c'è già il seconde. Nelle terze si perfezioni il lavoro di gruppo che già si fa. Però penso che l'anno prossimo non hanno lavorato con questa modalità. No,
potrebbe fare un confronto tra due anni, se per esempio i lavori di Tech con Tech, quelle che sono adesso le prime, riusciranno a svolgerlo meglio. Secondo me funziona sempre, io l'ho visto applicato dalla Carmela, è esattamente uguale, proprio con i ruoli, con il moderatore, le alzate di mano, uguale identico, e funziona benissimo anche in terza, cioè non, senza la preparazione, voglio dire. Quindi, allora, se c'è una piccola discussione sulla procedura, allora sulle. Io credo che sia importante non banalizzare l'esperienza che le colleghe hanno fatto, cioè non tutto è non tutti i lavori di gruppo sono avvenimenti cooperativi, quindi far passare, facciamo un po' così, è una banalizzazione che a me non pare corretta. Io capisco, cioè mi sembra che le situazioni della prossima prima e della prossima terza siano molto diverse, nel senso che questa esperienza potrebbe passare in modo più strutturato alle prossime prime che hanno un percorso davanti, come stanno facendo loro per gradi. Le prossime terze hanno già qualche esperienza prevista come desk on deck e non hanno più la possibilità di strutturare il percorso in tre anni. Quindi la proposta potrebbe essere: decidiamo se proseguire così in modo strutturato sulle prossime prime ed eventualmente a settembre decidere nelle terze di perfezionare qualche passaggio, di integrare se qualcuno vuole a titolo volontario provare questa esperienza nelle sue discipline in terza. Può andare? Va bene. Va bene.